Ciao belli, come state? Oh, fatemi se si sente giusto, Ciao secondino. belli, come state? Sì, si sente perfetto, molto bene, De Pia, quanto sei, che tu sei sempre molto attento ai dettagli. Ciao ragazzi, come state? Un po' che non ci si vedeva, eh? Oh, passiamo subito nella schermata Games. Eccoci qui. Regà, è arrivato il PC nuovo. Siamo addirittura con l'RTX acceso. Mannaggia che c'è un pizzico di delay rispetto a quando faccio in live. Vabbè, tipo 300 millisecondi, così, a dirla tutta. Sì, c'ho anche la texture super ultra mega HD super power, che purtroppo non le fa tutte le texture, alcune sono ancora di Minecraft normale, però così ne più fa. Allora, entriamo qua dentro che vi faccio un po' capire. Mi rimetto in credit. Se vedete che ho l'H attiva lassù in cima, è perché è comodo che ho la Fulbright, ho i tasti, i comandi rapidi. Cioè, mamma mia, quanto è bello Minecraft. Questo qua è uno shader RTX. Utilizza proprio l'RTX. Vedete che ci sono proprio i riflessi veri? I riflessi veri veri? Spettacolare, eh? Veramente un spettacolo, guardate i riflessi veri veri. Allora, dicevo, sì. Cosa ha fatto De Pia 96 nel tempo libero su... Mamma mia, che cos'è? Ma che cos'è? Cosa ho fatto, dicevo, nel tempo libero? Mette giorno che sta venendo un po' notte qui. Sta venendo un po' notte qui. Che cosa ho fatto? Allora, aspettate che vi metto anche la musichetta di sottofondo, come sempre. Senza che sia troppo alta, così dovrebbe andare a me. Andà bene. Oh, che cosa ho fatto? Non me lo ricordo, sinceramente, a telecamere spente. Oh, sicuramente ho fatto la cosa sotto al tempio, ma mi sa che ve l'avevo già fatta vedere. E niente di che. Mentre una cosa che ho fatto totalmente a telecamere spente, che non vi ho proprio fatto vedere, è qua dentro. Qua dentro qui. Mamma mia, ma che cos'è? Ma questo non è Minecraft. Completamente strano. Tutto strano, molto strano. Guarda che cos'è. Ho messo qui praticamente un'entrata segreta dal Padre Neve. Questo tasto è finto. Questo tasto invece, se ci posizioniamo al centro, voilà. Se va giù nel sottosuolo. E si arriva esattamente in questo luogo, che è una casa sotterranea, molto molto bella. Adesso io so che vedete... No, vedete più chiaro di me, a dire il vero. Io ho i colori strani su sto monitor, cioè proprio nero. Lì è un bocchetto d'aria, vi faccio vedere. In Freecamps vedete anche perché l'ho messo. È un bocchetto d'aria che semplicemente filtra. Cioè, tipo un filtro, finto però, filtro. Entrando qua dentro invece c'è una casa enorme. Mamma mia, guardate che cos'è. Ma che cos'è? C'è una casa, è ancora in arredamento, non l'ho finita completamente. Però diciamo che c'è un po' di tutto. C'è di qua le farm, col magazzino. Poi di qua c'è invece gli animali, col magazzino. Ah no, qua ci sono le enchant e gli anvil, però devo sistemarli ancora, non sono perfect. Questo è il magazzino di qua. Qui i tavolini, l'erbetta, molto carina, molto caruccia. Poi, di qua invece si va. Vabbè, qua sono praticamente delle stanze. Stanze e stanzette. Vedete? Così. Molto carine, molto carine. E salendo invece c'è ancora tutto da arredare, ho semplicemente stilato le stanze, ma vanno ancora fatte. E qui c'è un pulsante segreto, che poi non ci sarà perché è così. Adesso io qua purtroppo è buio pesto, quindi fatemi prendere un attimo la lanterna, me la metto nell'altra mano, se non si vede una cippa. Perché in realtà la luce c'è. Ci sono queste, però non fanno trasparire molta luce fuori. A dire il vero, a dire il vero.
un po' scuretto. E volevo fare tipo le seghe di Assassin's Creed. Ho provato a fare cose banner, infatti c'è ancora quel coso. Doveva venire il simbolo di Assassin's Creed. Però non è che è venuto proprio così eccellente. E qui è buio pesto. Ma pesto pesto. Non riesco a capire perché è venuto così. Capito che non ho messo tutte le luci, però. Le lucette. E lucine. Io mi ricordo che avevo fatto, ma forse non era qui. È bunker. Dove l'ho fatto il bunker? Che è un'altra struttura che ho costruito senza farvi vedere. È bunker. Voilà. C'è un po' di delay perché altrimenti si chiudeva troppo velocemente. Io ho fatto un bunker da qualche parte. Ah, è giusto, è giusto. Mi è tornato nella testa. Nella testa che funziona a metà. Ogni tanto parte. Che fa così. Esattamente qui. Ho creato. Dopo sta montagnola, se vedete, c'è il fumeino. Ho creato una casetta che devo ancora collegarla con la strada, però c'è. E una casettina normale nel bosco. Vedete, pianta, sì, ma è una casetta. Sì, è una casettina, niente di speciale, eh. Niente di speciale, è una casetta con tutto il necessario, arredata un po' così. Ma ci sono dei segreti, ovvero, ovviamente questi poi spariscono, non ci sono. Premendo questo bottone, c'è una flying machine che ci porta giù. Una volta arrivati giù, vedete, c'è niente. C'è niente, sembra tutto chiuso. 96. Ma perché è tutto chiuso? Questo sarebbe tutto a suo. È tutto chiuso perché soltanto chi lo sa, mettendosi qui con la freecam, può andare a premere il bottoncino. Come se fosse tipo il lettore scanner infrarossi, no? Faccio finta con la freecam. E si arriva nel bunker. Nel bunker c'è tutto, ci sono le chest, c'è l'ender chest, che tra l'altro c'è la mod che la ingrandisce, la mod è il plugin che ingrandisce, c'è tutto il necessario, vuol dire, ma dipende quanto sei, un buco, ma te serviva? Ma è vero, non è finita qui, perché se continua, dipende quanto sei, non finisce mai di stupi. Si arriva nel secondo luogo, dove c'è una libreria con l'enchanting table, dei libri, eccetera, eccetera. Poi ovviamente puoi dire, ma dipende quanto sei, finito così? Trucco classico di Minecraft, dietro al quadro, si continua. Peccato che sto blocco è rimasto a base. E qua invece c'è tutta la roba dedicata alle pozioni, eccetera, eccetera. E voi direte, ma dipende da quanto sei, è finita? Se vedete, è pieno di leve. Ma in realtà solo una funzione. Eccola qua. Aspettate, ma tipo volendo ci arrivo così. Ah, vabbè, comunque c'è lo slimino. C'è lo slimino. Vedete, ma come fai a tornare su? E se torna su così? Aspetta, ho sbagliato, sbagliato. Terra un po'. Se si tiene premuto in avanti, si arriva giusti giusti per uscire. Preciso proprio al dettaglio. E si arriva in quest'altra stanza. Una stanza dove c'è il magazzino invece di frecce. E coso, l'auto è equip, tutto incentato. Tu te metti qui, premi il button, che qua si vede il button, voi lo vedete meglio di me. È il button. Premi il button e ti equipaggi completamente. Vedete, ma dipende da quanto sei, è finita? No, che non è finita. Perché? Qui c'è un pulsante nascosto, che apre una via dietro questi manichini. E da qui si prosegue un po' lunga, eh. Adesso vi faccio vedere. Lunghetta, facciamo così che va un po' più svelto. Si arriva qui dove c'è un altro button che si chiude molto velocemente, tra l'altro eccolo qui, che ci riporta semplicemente nel ponte che avevamo fatto per l'uscita di qua. Tutto qui è un po' un casino, tutto sotto il bunkerino, che poi fa il giro e torna qui, molto carino, molto caruccio. Poi non mi sembra di aver fatto altro se non che ho cominciato a toccare il Nether. Adesso che è uscito il Nether Update, se può cominciare, insomma. Adesso andiamo, magari facciamo così, facciamo prima, portale Nether.
Dopo quando metti tipo qui lagga ancora, non riesco a capire mo che cos'è. Di qua si va nel land, che l'abbiamo già visto quello completo. C'è un portale normale perché in realtà non è. Non voglio che venga calcolato come end. E qui si entra nel Nether. E c'è. Mi toglie sempre sta cazza Umbrella dei Creatives. C'è una città. Questa è la prima città che ho fatto qui. Molto piccolina. Io so che vedete poco. Adesso fatemi fare così che magari vedete meglio. Ok, si vede un pochino più chiaro. C'è una cittadina molto carina, caruccia. Con gli alberi, tutte le cose nuove, i materiali nuovi, eccetera, eccetera. Una piccola cittadina, tutta arredata, sono molte copia e incolla le case perché c'avevo voglia di rifarle tutte. E poi vabbè c'è un castellino così. Castello col trono. Non so perché quando entro qua mi spamma quell'errore in chat, lo shade. Non riesco a capire. E non ho fatto nient'altro per il momento qui nel Nether. È tutto così. C'è la casetta dove si arriva è la prima cittadella. Che d'altro quanto merita sto swick. Sto swick. Adesso rimettiamo quello figo che è più figo. È un po' scuro, però ci sta. Andiamo qua. Se torna Andre. Eccoci qui. Tanto devo settargli ancora il teletrasporto nel posto giusto. Non mi sembra. Adesso vabbè, ve lo faccio rivedere perché magari non ve lo ricordate. O forse non ve l'avevo neanche fatto vedere. Tutto è possibile con me. Avevo fatto un interno per il tempio. So che viene un po' una crisi abissale qui. Ok. Avevo fatto qui una sorta di mausoleo. Che si fa così. Si gira questo. Finché non si apre questo, è tipo una combinazione. E questo si gira fino a. Mannaggia. Fino all'ultimo. E si entra qui. Beh, è il periodo che mi piaceva fare le porte particolari. Poi si apre questa. Si entra qui. Guardate che roba con l'RTX, mamma mia, si riflette il mondo. Questo è l'oro. Qua purtroppo c'è un problema dello shader che c'è, adesso l'ho saltato perché se no non si vede, c'è una farm. Vabbè, sul tetto, mo non si vede una scippa perché la Fulbright purtroppo con l'RTX non funziona. Comunque c'è la redstone sia sopra che sotto e licca fuori, licca fuori. Non so perché ma licca fuori. Comunque quando una persona entra, qui c'è una pressure plate nascosta che non si vede. Tu la premi e si accendono tutte le luci. In sequenza. Si accende tutta la linea centrale, poi si accende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E poi si accende questo. Purtroppo col fatto che licca la luce non si vede bene l'effetto. Cioè dovrebbe essere così l'effetto. Lo faccio vedere con lo shader quello normale proprio. L'effetto sarebbe questo. Guarda, fa tutto in sequenza. L'effetto è così. E poi diventa tutto buio. Purtroppo lì licca la luce. Sto aspettando un update. Perché purtroppo usare Minecraft RTX, quello vero proprio, non mi piace perché è la Bedrock. A me la Bedrock non è che mi fa proprio impazzire, se devo essere sincero. Il portone, chiudiamo questo, torniamo da qua. Vabbè, metippo fuori, butta tutto, dai. È venuto tutto. E adesso non ho veramente, cioè, ho un'idea in mente, se devo essere sincero, su una cosa da fare, perché volevo, scusate, volevo utilizzare questo coso qui. Che mi piace. Molto carino. Sembra Ying dello Yang che aveva fatto Siegfried con lava e acqua. Molto carino. E volevo sfruttarlo per farci all'interno una struttura. Perché qua dentro in realtà c'era casa sua. Ai tempi vecchi, vedete? Ancora qualche.
piccolo residuo che è rimasto in giro. Qua in sta montagna c'è la casa sua, ma ormai è stata completamente ricoperta. Ma ci sono ancora delle tracce di scavi umani. Vedete, vedete? Tracce di scavi umani. Mi deve spiegare cosa sono queste cose. Però. Vabbè. Faceva così. Ah, questo è l'interno. Ma c'è una volta. E volevo sfruttarlo, però sinceramente non ho idea su come sfruttarlo. E sta cosa un pochino mi manda in pappa la testa. Qua vabbè, ho ristrutturato alcune cose in giro. Sto coso quadrato qui lo vorrei cambiare perché non è che mi piace proprio così tanto. Perché in realtà questo era completamente chiuso, ci si entrava soltanto scavando. E voi direte, ma che serve una cosa che ci entri solo scavando? Purtroppo, sul sapete, giocavamo WGF, se tu rompevi un blocco e lanciavi subito l'Ender Pearl, te l'accettava, te la faceva passare. E quindi ti entravano e ti aprivano le cose. Allora questi erano i metodi, facevi muri spessi così non poteva funzionare. Che era casa sua. Insomma, casa sì. E qua sto cimitero, io ho tolto tutto, è tutto nelle chest, però ancora laga, non capisco perché. Per cos'altro avevo toccato? Vabbè, ho fatto il sistema che suona la campana veramente, qui ve l'avevo già fatto sentire. Suona la campana. Va. Sentite, le campane. Fra Martino Campanaro. Poi mi pare di non aver toccato più nulla. Forse ho redato questa casa che era vuota o è ancora vuota? No, ok, l'ho redata. E avevo cominciato un po' ad arredare le cose vuote. Il problema è che ci sono palazzi immensi come questo. Questo. Vabbè, l'hotel è arredato. L'hotel è completamente arredato. Bello questo vetro. L'hotel è arredato, però ci sono cose, questo è vuoto, quello è vuoto. La banca c'è, il Lidl è ancora da finire, c'è soltanto qua l'entrata, manco illuminato, si vede una cippa in croce. Purtroppo tante cose non sono state arredate, questo sì, questa pure, se non sbaglio l'abbiamo arredata, l'abbiamo fatta in live questa. Sì, è arredato. E poi mi pare di non aver fatto più niente. Ho fatto questa villetta qui che c'era un buco vuoto, ma forse l'avevate anche già vista. E mi pare basta, non è stato toccato più niente. Bello l'effetto del vetro, mamma san pietra. Per me è un cuscino d'acqua, che ho la gola sempre secca. A posto, pipì. Mazza di nuovo. Ah, le catacombe, giusto, ho toccato. Lo dico, ho fatto bene a venire di qua. La modifica semplicissima sotto intuito di Sir Garrax. Ovvero abbiamo messo la lava negli occhi che cola giù. E poi sugli altri lati invece è integrata nella roccia. E c'è la lava che arriva così. Niente di che. Niente di che. E poi non so se c'era già, ma forse credo proprio di sì. C'è la tomba gigante qui. Ma forse l'avevo già fatta vedere. Questa sicuro, sicuro sono. Molto particolare. Dai cazzo, sei. Mi perdo un po'. Notato che è un po' basso il volume della musica, alza appena appena. Ok. Mi pare che il resto sia tutto uguale, uguale. Uguale uguale. Questa l'abbiamo fatta in live. È venuta un po' una porcheria. Le poste le abbiamo fatte in live. Questa l'abbiamo fatto in live. Il gelatino l'abbiamo fatto in live. Il cinema. Cinema, ve lo ricordate? Il cinema. L'ho fatto in live.
bagno uomini e bagno donne, vi ricordo. Bella sta porta, mamma mia. Bagno. E qua ci sono le sale con le luci. Purtroppo anche qua la luce non fa l'effetto sperato. Non capisco perché. Non capisco perché. È un po' da sistemare ancora questa scena, però è molto bella. E vabbè, questo anche l'abbiamo fatto in live, il carcere di massima sicurezza. Benzinaio l'abbiamo fatto in live. Col lavaggio. Guarda che bello che lavaggio, mamma mia, proprio bello. Questa l'ho incollata da internet, mi sa, perché non sapevo come farla. O l'ho fatta io, non mi ricordo, sapete, non mi ricordo. Questa l'abbiamo fatta in live, la torre spirale, molto bellina, col vetro rosso al centro. È bellino che è. Tanto la cosa che mi fa impazzire del ray tracing, vedete? La luce passa veramente colorata, non è finta, non è per finta. Queste forse le ho fatte in live, queste davanti perlomeno, quelle dietro no. Cosa c'è? L'armeria che era di qua, ma l'abbiamo spostata di qua. Poi perché abbiamo fatto posto all'aeroporto, che tra l'altro è già preparato ma è vuoto dentro. E c'è una pista con l'aereo, questo l'abbiamo fatto forse nell'ultima live su Minecraft. E c'è una pista. C'è anche un recapino su quello che era stato costruito. E basta, niente qua frizzetta ancora. Questo è tutto ciò che è stato costruito qui. Poi abbiamo fatto tutto la luna, perché sarebbe la luna in realtà qui. Non si vede una cippa, ma vabbè. Ah, sì, no, questa è la texture pack, purtroppo non c'è il cielo qui e lo fa così. E niente, abbiamo fatto la zona case. Queste sono tutte casette con le farm. Case farm, case farm, case farm. Qui c'è un'enorme farm di Netherwart, in cui inciso sopra c'era tipo un pattern, non lo ricordo cosa c'era, ma c'era. Qui abbiamo usato come riferimento Zelda per le vizzette lì. Varie casette, mamma mia, spettacolare però, eh. Varie casette, qui c'è un piccolo parco, piccolo parchetto. Una casa strana, la farmacia. Guarda che bello. E il razzo con cui sono arrivati, che usano per andare e venire. Andare e venire. Guarda che bello che. Oh bello. Però bello, mi piace. Qui c'è la farm di alberi, che produce ossigeno. Invece qui c'è un piccolo centro commerciale. Centro commerciale. Che è totalmente vuoto, va tutto arredato ancora. Questa era ossidiana. Ah, sì. Spettacolare. È solo che sta luce toglie un po' tutto ciò che c'era di bello. Mentre per quanto riguarda gli altri server, perché ovviamente non c'è solo questo, sono spenti, li devo accendere. Niente, come ho detto. Vabbè, questa è la lobby. Allora, bilobina. E il resto purtroppo non ho fatto niente. Ora vorrei, come detto, sfruttare quella cosa lì. Per fare qualcosa. Ciao Bob e Bobino. E dai, che mi si spegne. Ah, c'è ancora il gigante. Eh sì. Ciao bello. Perché sto pensando come... Ah, ecco, un'altra cosa. Era intanto Sergerax, che purtroppo avevamo perso il sacro trullo. E l'abbiamo ricostruito qui invece della farm di cactus brutta brutta che c'era. C'è campanello. Campanellino. Un piccolo giardinetto. Un po' inutile, però vabbè. E qui dentro invece, mannaggia, queste cose non fanno luce, sta texture. C'è un piccolo, una piccola entrata segreta qui che va ancora costruita, un buco che va ultimato.
Va ultimato. Dai, va qua. Tic. Abbiamo rifatto il sacro trullo. E basta, mi sembra di non aver toccato più niente veramente adesso. Mi pare di sì. Lo zoo va un attimo sistemato perché ci sono nuovi mob e andrebbero giunti. E basta, mi sa. Adesso voglio capire come utilizzo questa cosa. Non ne ho proprio idea. Ma intanto prendiamo un po' di bone meal. Non uso il comando perché fa su e giù e poi me se smincica. E diamo un tocco di bone meal che almeno. Quanto odio l'erba quella alta. Almeno un pochino più caruccio da vedere. Allora, posso arrivare fin qui. Ok. Così. E poi. Pizzico sulla montagna. Dopo metà montagna rimarrà senza, però vabbè. Almeno dà un po' più di colore qui sotto, almeno. Fa così. Una pala. Qualsiasi. Messo l'erba dove non doveva. Ecco, no. E dopo le curve Minecraft non è che vengono un po' così belle da vedere. Vedete, così non si può fare. Ma ne prendi quanto sei? C'hai Reddit? Sì. Vabbè, ferisco ogni tanto fa anche cos'è. Ma non si può. Sì che si può. E allora. Fatemi. Possiamo riempire dove mancava. Ok. Qua lasciamo anche l'erba alta, dai. Ci sta. Ecco, vedete che almeno da un po' più di colore, anche se là sopra non ce n'è, ma almeno qua sotto, quando uno cammina, dice, bellino, dai. Oh, bellino. Vedo qua che è un po' più pianeggiante. Ecco. Meglio, meglio. E dicevo, voglio sfruttare qui. Delle scale, magari. Un brick, rimaniamo in tema. Le cose fatte bene. Scusate, no, non riesco a costruire questa cosa attiva. Oh, ok. Mi giuro, mi manda impalata sta bella da vedere, però scusatemi un attimo. Minecraft non mai, mi spiace che sprizzica come al solito qua dietro, ogni tanto non sprizzica, ogni tanto sì. Un po' come gli gira. Ok, siamo tornati al normal.
Bella. Non è... un pezzo. I pezzi. Sì, ma mi si è spento il V-Sync? Scusate, eh? Un po' meglio, ok. Sì. Diamo la possibilità di salire a sta gente. Qua che c'è l'acqua. Bianche. Mannaggia. Ma potevano mettere che i fiori non rompevano laggiù, pischia, e niente, eh? Ok. Non capisco perché non capisco. Perché loro non messo mai cosa che non rompe pala quando clicca io sul fiore. Facciamo così, eh. Ecco, la gente mi salta. Ok. Quindi da qui deve salire? Sì. Beh, qua facciamo sempre così. È così. Torno in coglione, sì, tranquilli. Cosa normalissima è domenica 96. Oppa là. Da qui. Ok, siamo arrivati al pian terrain, che in realtà è il piano sopra, però... Non osa nessuno. Oppa là. Oh, ma lei osi in balla, oh, ma te la non li so pa. E oppa, lo sta, non è che mi dice chissà che, però e no, la pioggia, già mi dà la testa a me. Ma non c'è più l'indicatore. Vabbè, lo vedo qui. Thank you.
Ecco, va così. Se no se riesci a zampare fuori. Che poi vabbè ci riesci lo stesso, eh. Ma è un po' più complicato. Vabbè, qua no. Qua no. Qui no. Non mi piace. Non mi piace. La verità non mi piace. Mi dice niente. Perché poi arrivi qua e qua come si sale? Ma questo è un problema. Questo è proprio un problemino, perché non ho proprio la più pallida idea di come fa. Al primo momento lasciamo la torcia. Però devo un attimo ragionare. Devo un attimo ragionare come farlo. Intanto vabbè, illuminiamo dove si può. Vediamo dove si può. Non sono contento che mi piace di più. Così. Sosteniamo con le lanterne. Che è un pochino più belle da vedere. Le torce proprio... Dopo aver visto ste antenne qui ho detto no, le torce non si usano più. Anche perché spawnano. Ma qua bisogna metterla la flora. Bisogna metterla per forza. Allora facciamo così. Un posto di tipo da qui. Pos 1 e pos 2. E poi facciamo expand 50 a nord, 50 a sud, 50 ad est, 50 ad ovest, poi fai 50, vabbè fai 100 in su e 100 in giù. Facciamo una flora. Ok. Ha messo la flora dove mancava. E ciò è perfetto. Se magari metto il giorno che si vede anche un po' meglio. Vabbè, là non mi interessa. Qua sì, però. Ok. Lì c'è la neve, quindi va benissimo. Qua fin dove arriva la flora? Tipo qua non c'è più. Allora, rifarei lo stesso comando qui. Facciamo gli stessi identici comandi. Ok. Lo rifacciamo così riempie un po' anche qua. Ya va? Hello? Baby? Sì, signor, planta? Sì. Ha messo un po' in po' lì. Non mi pare abbia fatto niente. Non
Scusi, scusi. Signor Cleopatra. Allora, ricominciamo. Post 1. Post 2. Espandi 100 su. Poi il bottone. 100 giù. Ok. 50 a est e 50 ad ovest. Flora. No, fa. Ma perché? Cioè, lei ha fatto che no. Che vuol dire? Che vuol dire? Ma che vuol dire? Mi metto più in qua? Tipo qui? Riproviamo. Posizione 1. Posizione 2. 50 est. 50 ovest. 100 in su. C'è qualcosa che non torna. Ha fatto in linea retta qui e basta. Cioè, chi lavorativo? Non riesco a capire qual è il problema. Ah. È che sono scemo pure. Se non li faccio tutti i comandi, mi pare classico. Mi pare classico che non funziona. Dai, 97. Ora, per magia è giusto. Infatti. Pareva scorretta come cosa. Ok. Molto meglio già. Vabbè, qua siamo arrivati al punto cieco che non so come andare avanti. Cambiamo questo, mi piace. Non mi piace. Cioè, non è che non mi piace. Non so come far salire lì, perché avrei voluto che si arrivasse dal centro. Però avrei dovuto fare tipo una strada che fa così, sale qui, magari gira, gira e poi arriva al centro. Però non veniva tanto bella. Ma quello è il problema. È un po' una ciopegata. E sta cosa non mi piace. Non mi piace. Oh, per il momento lo lasciamo così. Poi mi faccio venire in mente qualcosa. Poi mi faccio venire in mente qualcosa. Vabbè, quella strada è lì. Mannaggia. Perché non sarebbe male come cosa, Non sarebbe male. Scusate, che mentre costruisco la spengo che mi dà troppa luce. Troppa luce. Piri piri pi piri pi piri piri. Ah, che tra l'altro lo metto pure questa. 5.12. La 5.12. Ma che spruzza? Ma che spruzzi qui? Tanto, ragazzi, mi dovrebbe arrivare a giorni. So che non vedete un attimo bloccato, però tranquilli. C'è scritto domani, però qua non mi segna più niente la spedizione. La scheda acquisizione, quindi cominciamo a fare qualcosa anche su Switch. Switch. Oh, eccola. Cambiato aspetto il gioco. C'è
C'ho l'algometro. Che tra l'altro non è mai despawnato nonostante non l'ho rinominato. Qua sono despawnati, sì. Non so. Non mi sta venendo idea per andare lì. Sto spulciando un po' in giro per vedere cosa si può fare, ma... Perché tipo questi, con questi ponti volanti, non mi sono mai piaciuti. Quindi, ora che abbiamo i muretti... Anche quelli in sandstones... E te pareva. Quant'è? 6. Io prenderei di centro questo perché... Perché così... Facciamo così. Già le cose cambiano quando si fanno queste cose qua. Magari gli diamo anche una base per fargli capire che s'appoggia. Ok. Magari si può fare così. E così. Piccole cose per migliorare l'estetica. E già meglio. Tanto questo forse l'abbiamo sistemato in live anche che era scappata tutta l'acqua per la nuova meccanica. E sono riuscito a farla ristare dentro. Tanto questa terra, sì. E ho rimesso tutte le torce intorno che erano saltate tutte. Abbiamo rifatto il prato. Che tra l'altro purtroppo, se vedete, è storto. Doveva essere un quadrato. E anche questo doveva venire quadrato. Però qualcosa andò storto nella costruzione, venne un rettangolo. E non si sa mai perché. Si è mai capito. Ma mai. Mai capito perché. E niente, lì non so come risolvere. Qua lo spazio è completo, sarebbe da continuare nel Nether. Il problema è che nel Nether sono proprio un punto cieco, ma talmente cieco, perché ho costruito talmente tanta roba qui che non ho la più minima pallida idea su come fare le cose della... My house. Proprio l'idea su come fare... Sa, caserma. Caserma Midor. Non ho proprio idea. La biblioteca. Biblioteca di Gesù Plux. E niente. Vabbè, ragazzi, se non mi vengono idee, ci salutiamo. Tanto poi adesso ricominciano a esserci nei giorni giusti, lunedì, mercoledì e venerdì. Mercoledì. Ah, ecco, una cosa che vedevo di. Purtroppo ho aggiornato la Cinders Mod perché in sti giorni intanto me la stavo giocando, me la sono giocata per i fatti miei. L'ho aggiornata e il salvataggio di quella della serie non è più compatibile perché era indietro di parecchie versioni, quindi... ci siamo fregati con la serie perché è un casino rifare, cioè dovremmo ricominciare e non me va proprio di ricominciarlo 20.000 volte. Mentre per quanto riguarda Demon's Souls, che eravamo morti ingiustamente, la lasciamo come morte perché ormai è uscito il remake, comunque nessuno vorrebbe più vedere quello vecchio ed è così. Vabbè, Pokémon ricomincia. Probabilmente lo teniamo sempre il venerdì, il giorno che era prima. Mentre mercoledì vi faccio un altro, vi porto un altro prima impressioni e recensione, un altro Pure.
di un gioco che mi hanno dato già da un po', avrei già dovuto farlo, però mannaggia a loro, me li danno nei momenti in cui ti dico bello mio, non posso fa, ed è così. E basta, adesso vediamo. Purtroppo Anima Gate of Memories, la traduzione non sta da fare perché hanno perso i diritti di pubblicazione del, cioè di modifica dei file del gioco, perché ha venduto molto, quindi è così. Però aspettiamo il nuovo nuovo gioco di Anima, che è già tradotto in italiano, quindi da subito stavolta non ve se fa aspettare. E niente, poi vediamo che serie ficcarci il mercoledì, perché adesso, siccome non c'è più quella di Dark Souls 3, rimane in buco. A me dà un fastidio atroce interrompere le serie, però così è. Se devo ricominciare ogni volta che mi si aggiorna qualcosa, è un cassotto. E niente, fatemi spengere la musica per la conclusione. Magari ci mettiamo qua su nell'alto. Dall'alto. Ah no, hai detto qua che c'è il salto della fede. Dove è il salto della fede? Non c'è più il salto della fede. Mannaggia. Beh, ogni volta lo costruisco e sparisce. Vabbè, ma posto qui. Peccato che non si vede lontano. E ragazzi, noi ci rivediamo mercoledì. No, aspettate, mercoledì è oggi. Che sto di? No, oggi è lunedì. Niente, mi è andata la testa. Ci vediamo mercoledì con Pier. E poi venerdì con Pokémon, la settimana prossima invece è lunedì, giornata libera, diciamo, che faccio quello che mi viene in mente, Minecraft, quello, quell'altro, quello che mi va. Mercoledì prossimo invece comincia la nuova serie. Mo' mi è scogito cosa fa, magari una One Life Challenge. E vabbè, venerdì sempre Pokémon. Quindi, io vi saluto, noi ci vediamo prossimo giorno, ciao! Ciao, mi fa chiudere, ciao.